outside? Lo faccio da me. Ok. No, stavo scherzando. Antonio, un carissimo amico, grazie a tutti. Io sono l'iscritto a titolo individuale all'Alde, chiaramente sono anche un dirigente del Movimento Radicale. E sarò concisto, visto che i temi sono già stati tanto ribattuti. Un'alleanza. E gli antichi radicali, non voglio fare la storia per cacciare i giovani, parlavano di alleanza laica delle forze. Quindi contaminiamoci a prescindere da quale sia il partito al quale noi siamo iscritti. E impegniamoci perché i temi che sono stati evocati e approfonditi in questo consesso possano poi essere portati avanti sulle gambe di chi ci crede. E ricordate che in Italia c'è stato un momento in cui tutti i partiti sono passati liberali per svuotare di qualsiasi liberalismo. Ci siamo trovati con degli individui che hanno avuto la libertà senza sapere che cos'era la responsabilità. Per questo poi noi cerchiamo l'uomo forte e rimandiamo adesso la soluzione quasi salvifica e miracolosa di ogni problema. Non vuol dire che dobbiamo approfondire tutto, vuol dire che dobbiamo avere la forza di prenderci un pezzettino di compito, di portarlo avanti concretamente. Sarò molto esplicito, i temi del referendum, io non starò qui a entrare nel dibattito tra il sì e no. Al congresso di Radicali Italiani a novembre ho scritto un piccolo saggio di poche pagine dove spiegavo perché tecnicamente quel referendum è negativo. Credo pure che non tutti i cambiamenti siano positivi, ma esiste il caso. Non entro nel dibattito tecnico-scientifico perché ho detto non è questa la sede, e però noi stiamo già pensando al dopo, perché credo che una delle condizioni perché l'Alde possa crescere, perché il referendum istituzionale possa essere votato con coscienza, perché ci possano essere elezioni amministrative ed europee che siano basate su una pari libertà di scelta, è una precondizione che voi ben conoscete, la possibilità di conoscenza di quello che viene fatto. Io ritengo che il sogno federalista europeo sia stato infranto per mancanza di libertà, che ha un costo, la responsabilità, come dicevo prima, e abbiamo visto delle strutture oligarchico-burocratiche che hanno preso il potere e un egoismo di una classe politica dirigente nazionale e statale, ecco perché ero d'accordo sull'abolizione dello Stato, che ha miopemente difeso tatticamente l'interesse a breve e ha frantumato un grande sogno che poteva avere uno sviluppo diverso. Perché? Perché si è confusa la moneta, che normalmente è quella che ha dato lo Stato, con la nascita dello Stato. Invece poi abbiamo una moneta senza Stato, con tanti egoismi, muri che si sono alzati, servizi segreti che non si fidano, non si scambiano informazioni, abbiamo una politica estera finta, dobbiamo leggere, stavo vedendo prima Renzi che fa un battibecco con la Commissione su chi comanda in casa propria o meno. Non è questo quello che ci interessa. Dicevo, un'autonomia che ripassa però anche dalle città. Io voglio segnalarvi il fatto che noi ci riuniamo il prossimo fine settimana, invito tutti a partecipare se siete interessati, perché sta diventando delle città e del federalismo. Il federalismo in questo momento non può passare per lo Stato nazionale miope ed egoistico, perché questo federalismo basato sugli Stati distruggerà non solo l'Europa, ma successivamente tutti gli Stati che ne fanno parte. Che con questo Stato mio, per la dimensione municipale, soprattutto delle grandi città metropolitane, sia qualcosa di fondamentale da poter perseguire, non in ambito elettorale, perché poi non è la singola scadenza elettorale quello che ti fa aggregare i pensieri forti, le idee convinte, la possibilità di avere uno spazio di riflessione lunga, che ti possa immaginare il futuro, quella visione che è proprio del politico e che manca adesso alla nostra classe dirigente, che si accontenta del tweet quotidiano, che cerca di non avere nessuna possibilità di farti pensare perché non ti dà conoscenza visto che ti riempie di informazioni. Eppure, io concludo, ci stiamo attrezzando, io rimango convinto che se da un punto di vista tecnico il referendum sia scritto male, sia pericoloso, credo anche che esista il caso. E quindi un cambiamento non è sempre un miglioramento, ma possa anche poi innestare un meccanismo di ulteriore cambiamento che possa migliorare. E per quanto riguarda ho detto l'alleanza laica delle forze, i temi dell'ecologismo, dei diritti civili, delle libertà economiche si devono coniugare adesso con una grande riflessione, anche perché per esempio rispetto a tutta quanta la parte municipale ci sono i decreti attuativi della Madia e quindi sono molto 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 importanti. E ricordo, nessun pasto è gratis, noi siamo uomini liberi, dobbiamo farci carico di prendere le nostre idee, di portarle insieme a prescindere dal partito di riferimento nel quale poi militiamo con maggiore passione. L'importante è che tutti insieme e individualmente si sia capaci di fare delle proposte, di farle conoscere e soprattutto di far iscrivere chi non sa ancora di essere liberale, perché la cultura ha nascosto questo pensiero per troppi anni. Noi che ancora abbiamo una pratica liberale, per un pensiero liberale, facciamo cose liberali, facciamo iscrivere i singoli cittadini, giovani possibilmente, per fargli conoscere
quanto è dura il cammino di libertà, ma quanto è bello, perché a quel punto tu non hai più paura. Grazie.